Ciao a tutti e benvenuti al primo appuntamento di Booklet, Tracce della musica italiana, una serie di 5 approfondimenti tra musica e letteratura illustrata e non, a cura di Vincenzo Rossini e di Spine Bookstore. Questi 5 approfondimenti saranno sugli autori italiani, cantanti, cantautori, protagonisti della Locus Limited Edition 2020. Quindi ogni volta che ci sarà il concerto di un italiano, ci saremo noi prima a darvi un po' di consigli. Grazie Sara, grazie Spine per l'invito. Il punto di partenza di questo percorso è uno degli artisti sicuramente centrali della canzone d'autore italiana degli ultimi 25 anni ormai, perché Nicolò Favi in realtà tra pochissimi, tra un paio d'anni, compierà 25 anni di attività. E in questo periodo Nicolò Favi ha costruito un percorso, una poetica così precisa, così definita nelle sue caratteristiche, che oggi è sicuramente uno di quegli artisti che ti basta ascoltare un verso di una canzone, ti basta ascoltare anche magari a volte solo il modo in cui la chitarra introduce il motivo portante e lo riconosci subito. Nicolò Fabi, nonostante questi elementi così distintivi, in realtà è anche un grande ricercatore della musica italiana. Lui fa parte di quella generazione di cantautori che hanno scritto una nuova pagina della canzone all'italiana, importando, iniziando ad assorbire suoni da generi o da forme che non erano praticate, o da mondi geografici che non erano così tenuti in conto dal cantautore tradizionale. Nicolò Fabi, ad esempio, è probabilmente quello che ha meglio capito la lezione di un artista assolutamente centrale degli anni zero come Sufjan Stevens. Ha capito come, diciamo, una base o un sostrato che ha a che fare con quel mondo che è la musica folk possa in realtà essere l'elemento costitutivo di moltissimi mondi musicali differenti. Ma non solo. Nell'ultimo disco, per esempio, che si chiama Tradizione e Tradimento, e che in gran parte è il disco che Nicolò eseguirà nel concerto di questa sera, ha iniziato a giocare nuovamente, come già aveva fatto all'inizio della sua carriera, con degli elementi della musica elettronica. Ma l'ha fatto in un modo molto originale e in un certo senso anche molto acuto. Nicolò crea delle atmosfere che principalmente si muovono per sotterzione e per stratificazione. Per sotterzione perché la sua canzone è una canzone che in qualche modo toglie degli elementi e che ti chiede, nel momento stesso in cui inizia, ti chiede di metterti in ascolto, proprio perché è come se creando questo vuoto attorno alla voce o attorno anche agli altri strumenti, in qualche modo volesse far risuonare con una grandissima energia quello che lui canterà. Io non mi perderò a parlare dei temi di Nicolò Favi, perché secondo me tentare di interpretare o spiegare i suoi testi è un po' banalizzarli. Mi limiterò a dire che però la sua è una canzone che non racconta quasi mai storie precise o dettagliate, con personaggi che compiono delle azioni nette, ma è sempre una canzone dei versi che risuonano e che potrebbero appartenere a ciascuno di noi. È una canzone, come lui stesso dice, di piccole cose sommate. Una somma di piccole cose è il suo penultimo disco ed è quello che è il secondo disco che ha vinto la Targa Tempo della sua carriera, dopo Ecco. È un riconoscimento importante se considerate che ci sono artisti come Guccini o Battiato che ne hanno vinta solo una di questo premio così di riferimento per la canzone italiana. Dicevamo la stratificazione perché poi in questo disco in particolare riuscite proprio ad abbandonarvi all'idea di un suono che lentamente ribolle. E lentamente aumenta gli elementi al suo interno, ma sempre seguendo il movimento dell'anima, sempre in qualche modo non forzando nessuna strada, ma lasciando che l'amalgama, l'incontro degli elementi si generi. L'immagine che mi è venuta per rappresentarlo, ed è l'immagine che poi lancerò a Sara per darci qualche consiglio letterario illustrato, è quella dell'albero.
proprio perché l'albero ha di per sé contiene l'idea sia della solidità e della radicazione. La canzone di Niccolò Fabi è molto radicata in un certo tipo di tradizione, ma sia perché ovviamente più l'albero si evolve, più cresce, più segue le direzioni della sua imprevedibile crescita, e più in un certo senso la musica costruisce degli altri paesaggi e ci aiuta anche a immaginare delle sensazioni che spesso all'inizio del brano non siamo in grado di immaginare, saranno i punti in cui la sua musica arriverà. Wow, grazie Vincenzo, grazie per questa bella parola chiave. La colgo subito per parlare di due opere, a mio avviso, veramente incredibili per motivi completamente diversi. Volevo mostrarti e mostrarvi l'albero di Ielamari, che è praticamente un albo veramente ormai molto datato, insomma, perché Ielamari è stata un'autrice tra le più importanti nel campo degli albi illustrati per bambini. E la successione dell'albero lascia intendere davvero l'albero come, dicevi tu, vita radicata nel suolo con delle radici ben ferme, ma che anela a un infinito e che viene in realtà all'interno, può ospitare sia dal basso che dall'alto innumerevoli forme di vita che convivono in una maniera davvero universale. Ecco, questo secondo me è un bellissimo silent book per bambini, per spiegare concetti molto importanti. Sempre parlando di alberi, un altro libro fantastico che può racchiudere, insomma, l'unicità che hanno tutti gli alberi, ma anche la biodiversità, perché ci sono tantissime tipologie di alberi in natura, è L'architettura degli alberi, pubblicato da Lazy Dog, che è davvero un libro in cui perdersi in una natura che è così simile a se stessa, ma così diversa. Quindi questi due sono due suggestioni della parola albero. Mentre recuperando la somma delle piccole cose che tu hai citato di Fabi, è anche un po' per, non lo so, immaginario estetico, consiglio di sfogliare, di acquistare, insomma, Sogni al campo di Mara Cerri e Magda Guidi. Perché somma di piccole cose? Perché in realtà questo altro non è che un libro che raccoglie i fotogrammi di un cortometraggio che ancora non ha visto la luce, ma su cui le due autrici stanno lavorando. Somma delle piccole cose perché le due illustratrici e animatrici utilizzano la tecnica del passo a due. Quindi per ogni secondo ci sono due fotogrammi che vengono disegnati. Quindi questo è un lavoro incredibile, insomma, tu capisci bene. Però ecco, le suggestioni del lavoro di Magda e di Mara, non so perché, mi ha fatto ritornare la bellezza delle immagini evocate da Niccolò Fabi. Sì, poi da adesso noi in questi giorni, in questi episodi, vi consiglieremo dei libri che magari hanno un'attinenza tematica, ma anche delle altre cose che sono solo analogie Sì, estetiche. Anche assolutamente. perché poi, diciamo, la musica come il disegno illustrato sono principalmente sono liberazioni di senso, e quindi anche un po' senza restare troppo vincolati a un tema, si può ascoltare una canzone e in qualche modo richiamarsi a un altro immaginario ascoltandola. Sì, assolutamente. Sarà un po' come perderci nel bosco, no? Tra suggestioni musicali e suggestioni narrative. Così magari ci perderemo insieme in Forse questo. per tornare a qualcosa di più prosaico, potremmo dire che comunque tutti i libri che vi presenteremo li potrete trovare nello spazio di Spine, nelle location del locus, quindi vi consiglieremo dei libri che comunque potete acquistare. Sì, l'appuntamento è per stasera al concerto di Niccolò Fabi in trio al Parco Archeologico di Ignazia. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Esatto. Ciao!